Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. Un decalogo di criticità ed obiettivi da affrontare immediatamente per risollevare l'Abruzzo. Si chiama Vertenza Abruzzo e a stilarlo sono stati CGIL, CISL e UIL che così rivolgono le loro proposte al governo regionale e a quello nazionale. Sentiamo il servizio di Francesca Romana Testi. Ancora Abruzzo nell'emergenza, ancora misure straordinarie chieste al governo per ripristinare equilibri in un territorio martoriato da danni climatici eccezionali che destabilizzano economia, vivibilità e futuro. Dopo i fatti del mese di gennaio, CGIL, CISL e UIL si uniscono in un decalogo di priorità da affrontare e di obiettivi da raggiungere in tempi brevissimi per non lasciare soli tutti i territori colpiti nell'emergenza terremoto e maltempo che oggi hanno definito Vertenza Abruzzo. Noi chiediamo di rilanciare tutto ciò che abbiamo fin qui determinato, per esempio attraverso la programmazione delle risorse comunitarie, la carta di Pescara, le aree di crisi complessa e le aree di crisi semplice, ma dotandoci anche di altri strumenti che possono rilanciare l'attività produttiva. Noi nella nostra piattaforma, ad esempio, indichiamo le zone economiche speciali per le aree colpite dal terremoto che possono attirare lì nuovi investimenti, investimenti di qualità, investimenti produttivi che possano determinare una nuova fase di sviluppo. Noi chiediamo alla Giunta regionale un'accelerazione su questi temi per incominciare a renderli operativi e per incominciare ad avere ritorni positivi per l'occupazione e per il sociale. Quali saranno gli interlocutori per tutte queste operazioni oltre alla Regione Abruzzo? Io credo che un pezzo di ragionamento vada aperto anche con il governo nazionale, che ha iniziato a fare un percorso positivo con il miliardo di euro stanziato per le aree del cratere, e quindi il governo insieme alla giunta regionale sono per noi le controparti naturali sui quali affrontare questi temi. Bisogna utilizzare gli strumenti che il governo ha messo in piedi per fare una politica di prevenzione, fare un'intesa con le regioni dell'Italia centrale per avere la capacità di un intervento a più lungo periodo. C'è anche il tema del fatto che bisogna evitare assolutamente che l'emergenza ci faccia rallentare l'impegno sulla ripresa e lo sviluppo. La politica dei due tempi sarebbe molto pericolosa, dobbiamo assolutamente evitare che ciò accada e per questo stiamo attivando tutta una serie di tavoli di verifica per vedere se si prosegue in questa direzione. Andiamo avanti, il prossimo 18 di maggio si voterà la proposta avanzata dal governo per la riforma della VIA, la valutazione di impatto ambientale, che così come ridisegnata escluderebbe cittadini ed associazioni dal diritto di presentare osservazioni circa la realizzazione delle grandi opere. In Abruzzo 38 associazioni ambientaliste denunciano la pericolosità di questa norma e annunciano una mobilitazione a carattere nazionale. Sentiamo. Il governo Gentiloni presenta una proposta di decreto sulla nuova VIA, la valutazione di impatto ambientale, considerata l'architrave di tutta la politica ambientale, che per intenderci valuta le conseguenze che una grande opera può portare sul territorio alla quale è destinata, quella che per decenni è stata al centro di battaglie di associazioni e cittadini che rivendicavano il diritto di opporsi a modifiche che avrebbero avuto conseguenze dirette sulla qualità della vita e sull'ecosistema tutto. Il 13 marzo scorso è arrivata la proposta del governo che dovrà essere discussa e approvata entro il prossimo 18 maggio. In Abruzzo sono 38 le associazioni scese in campo per bloccare la proposta. Praticamente il governo vuole cancellare in maniera surrettizia il risultato referendario che l'ha visto sconfitto perché vuole accentrare a Roma le decisioni che riguardano i territori e l'ambiente. Noi intanto domani incontriamo la regione, in tutta Italia si stanno muovendo comitati e associazioni, lanceremo anche un invito ai cittadini per scrivere ai propri parlamentari affinché la democrazia persista, perché altrimenti viene proprio cancellata la possibilità dei cittadini di dire qualcosa, non di decidere, neanche di decidere, almeno di dire qualcosa. Siamo estremamente preoccupati perché creerebbe veramente un disastro sul territorio con danni all'ambiente, alla fauna, al paesaggio. Speriamo che le regioni che hanno la voce, una forte voce in capitolo e che decidono loro in conferenza Stato-Regioni si esprimono in modo forte e chiaro. Questi strumenti, quelli della valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, sono strumenti che noi quotidianamente utilizziamo e sono gli strumenti che ci consentono di non soltanto opporci ma di farlo con intelligenza. Ogni volta che affrontiamo l'esame di un progetto dobbiamo studiare le carte
Bene, questo provvedimento di fatto ci consegna degli elaborati assolutamente sintetici che non ci permettono spesso di entrare nel merito e di valutare quelli che sono realmente gli impatti sui territori. A Teramo doveva essere il debutto della nuova giunta Brucchi a 9 assessori ed invece il Consiglio Comunale è saltato per la mancanza del numero legale che non si è raggiunto per l'assenza di alcuni consiglieri di centrodestra che non hanno gradito l'allargamento dell'esecutivo. Per l'opposizione il sindaco Maurizio Brucchi non ha più la maggioranza. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Non c'è pace al comune di Teramo, anzi non c'è più maggioranza. Oggi il Consiglio Comunale, che avrebbe visto schierata la nuova giunta a 9 assessori, è stato rinviato per mancanza del numero legale. Alcune assenze eccellenti, proprio tra i consiglieri di centrodestra, non hanno fatto raggiungere il quorum necessario a svolgere la seduta e così decisioni importanti per la città slittano a fine mese. Provo un grandissimo imbarazzo per questa maggioranza, non posso fare a meno di sentirmi imbarazzata al loro posto, che invece apparentemente sembra che non impermeabile a qualsiasi brutta figura, e questo è vergognoso, cioè a un certo punto si è arrivati a riproporre una giunta a 9 assessori, quindi il massimo consiglio della legge, in questo frangente in cui siamo in una fase che lo stesso sindaco ha definito di predissesto, perlomeno di fatto. L'unico pensiero è quello di tacitare le pretese di chi anche dall'alto vuole manovrare questo consiglio, questa giunta, è vergognoso. L'entrata di ulteriori due assessori in giunta, Alfonso Di Sabatino e Silvio Antonini, non ha affatto rafforzato la maggioranza del sindaco Brucchi, anzi l'ha resa fragile e traballante. E la mancanza di numero legale di oggi ne è stata la dimostrazione. Il primo cittadino però spara zero sull'opposizione. Chi è il responsabile è questa opposizione, perché vuole condividere i percorsi durante le commissioni, vuole condividere il piano scuole, vuole dire la loro in certe situazioni, poi però quando si tratta di assumersi alcune responsabilità, io so bene che il numero legale lo deve garantire la maggioranza, non sto dicendo questo, sto dicendo però che il senso di responsabilità si manifesta sempre, non solo quando fa comodo. Il sindaco accusa l'opposizione, vi accusa di non prendervi le vostre responsabilità in favore della città. È paradossale. Assolutamente paradossale, il sindaco ovviamente sta tentando di spostare l'attenzione su un'altra questione, il vero problema è che il sindaco non ha più la maggioranza in questo consiglio comunale e non è stato neppure sufficiente allargare al massimo la giunta con costi a carico dei cittadini teramani per poter avere oggi in questa prima seduta del consiglio comunale la maggioranza. Una pista ciclabile che unisca nella prima fase Pescara a Manoppello attraverso la Tiburtina con l'obiettivo di arrivare in futuro a Sulmona ed oltre. L'idea è stata lanciata questa mattina dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso nel corso di una riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti delle province di Chieti e Pescara, dei comuni interessati, dell'ANAS di Tua e delle associazioni che si occupano della diffusione del cicloturismo sul territorio regionale. La Regione ha ormai scelto da tempo, dice D'Alfonso, di perseguire investimenti di qualità nel cicloturismo, puntando ad esempio sulla pista lungo il litorale che abbraccia l'intero territorio. Procedendo a pettine, ora passeremo anche alle aree collinari, ha continuato D'Alfonso, così da creare una rete che non ha eguali in Europa e sulla quale si investiranno 61 milioni di euro. La proposta di D'Alfonso prevede una fase preliminare di sensibilizzazione delle aree interessate al progetto, con la chiusura domenicale al traffico della Tiburtina e l'istituzione di itinerari alternativi alle auto. Esaurita la sperimentazione, si partirà con la fase progettuale definitiva, portata avanti congiuntamente tra tutti gli enti interessati. Subito dopo Pasqua sarà intanto convocato un altro incontro a cui parteciperanno anche i prefetti di Chieti e Pescara per stilare un cronoprogramma delle iniziative e confrontarsi. E si è tenuta questa mattina all'Aurum in via Largo Gardone Riviera la cerimonia celebrativa del 165esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, cerimonie che ci sono state in tutte le province e in tutti i capoluoghi abruzzesi. Andiamo a vedere dunque quella di Pescara con Paolo Renzetti. Oggi la festa della polizia in questa bella kermesse che è l'Aurum di Pescara, una giornata di festa, di riflessione, con la polizia sempre al fianco dei cittadini, sempre in strada. La vicinanza alla gente e l'essere sempre vicino alle esigenze della cittadinanza. Come vedete
dalle attività che stiamo ponendo in essere, voglio dire, non mi pare che ci siano particolari criticità se non quelle derivanti da situazioni assolutamente fisiologiche, e che per quanto riguarda Pescara posso dire di essere molto soddisfatto per i risultati raggiunti. Lei, da quando è arrivato a Pescara, da pochi mesi, ha subito deciso di impiegare ancora più uomini sulle strade, nei quartieri più a rischio della città. Compatibilmente con le esigenze del servizio d'ufficio, sì, perché la polizia non è solo controllo del territorio, è anche attività a servizio della gente negli uffici, quindi compatibilmente cerchiamo di fare l'uno e l'altro. Bellezza di Pescara che io ho la fortuna di avere tutti i reparti, quindi elicotteristi, il reparto prevenzione del crimine, cinofili, tutti. La cosa bella è questa. L'auspicio del questore di Pescara per il futuro qual è? Cercare sempre di migliorarci, cercare sempre di stare vicino alla gente, che non ci siano retaggi di sorta o diffidenze nel rivolgersi alla polizia, perché la polizia, ricordatevi, è sempre al servizio della gente. Cambiamo ancora argomento, adesso ci occupiamo di trasporti. Soddisfacenti i dati relativi ai primi 6 mesi di collegamento aereo tra Pescara e Torino. I dati sono stati resi noti dalla compagnia romena Blue Air e dalla società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, cioè la Saga. Sentiamo. 6 mesi di collegamento Pescara-Torino per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Arriva il primo resoconto della società impegnata a garantire i voli con lo scalo piemontese, che rappresentano un buon transito da parte dei passeggeri. I dati ufficiali sono un buon riempimento macchina, abbiamo notato una buona soddisfazione del passeggero che finalmente ha su questo asse Torino-Pescara un volo regolare di linea. Abbiamo notato ripetizione di passeggero, quindi un passeggero molto fedele che utilizza il nostro volo frequentemente. In questi 6 mesi abbiamo trasportato tra i due assi circa 12.000 passeggeri, che per noi è un risultato molto buono, soddisfacente, che ci fa vedere il futuro con più interesse e con positivismo. Se è vero che i numeri danno ragione a Blue Air e Saga, è vero anche che lo scalo abruzzese ambisce a un crescente numero di passeggeri, e alla luce della buona risposta ottenuta, ora si valutano nuovi scali e nuove offerte da parte della compagnia romena, che non esclude l'ipotesi di collegamenti internazionali. Pescara in questo momento è un aeroporto che offre al passeggero destinazioni, ma non sufficienti per quello che il passeggero vuole. Chiaramente noi come Blue Air siamo attenti a questa dinamica, sia sul domestico, che riteniamo interessante, esistono destinazioni ancora lasciate scoperte, sia sull'internazionale, e parlo soprattutto anche di capitali europee, che in questo momento esistono ma non a sufficienza, quindi chiaramente la direzione potrebbe essere questa. Ed ora andiamo alla giornata di ieri, dove al Marina di Pescara si è tenuta la cerimonia dei premi Fedeltà al Lavoro. Vediamo. Giornata conclusiva della 36esima edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico Pescara Produttiva. La manifestazione, svoltasi presso il porto turistico Marina di Pescara, ha visto premiati i lavoratori e i dipendenti della provincia di Pescara, che continuano, nonostante il momento di crisi, a svolgere la loro professione con tanta passione e dedizione al lavoro. Oltre 40 premiati, di cui 6 aziende con oltre 50 anni di attività, un brevetto conseguito da un giovanissimo e soprattutto 2 riconoscimenti speciali a Leonardo Mastropasqua e a Leonardo Paloscia per gli importanti risultati ottenuti nel campo medico-scientifico. Ringrazio la Camera di Commercio, il Presidente e il Direttivo per questo premio. Ma la nostra funzione è quella di portare avanti quella che è l'oculistica italiana, qui siamo il centro nazionale, e portare al top di quella che è la tecnologia. Quindi oggi la robotica praticamente non sostituirà mai l'uomo, ma lo aiuta moltissimo, perché praticamente riesce sia nella diagnosi che nella terapia a consentirci delle diagnosi e delle chirurgie che sono irripetibili ed impossibili oggi con tale precisione con la mano umana. Sì, è una cosa veramente emozionante, per la quale devo naturalmente ringraziare l'organizzazione, il dottor Becci, la Camera di Commercio. È un qualcosa anche di innovativo, perché diciamo, di solito la Camera di Commercio si occupa di altre cose, e il fatto che sia sceso nel campo, diciamo, scientifico e comunque
comunque sanitario, è una cosa veramente, veramente molto, molto bella. Questo brevetto appunto ci ha consentito di affacciarci un po' sul mercato internazionale. Si tratta di un dispositivo, ecco, come diceva mio padre, che ha, diciamo, rivoluzionato un po' il mondo dell'infusione programmata, in quanto è completamente morbido. Quelli attuali sono fatti in materiali rigidi, quindi sono poco discreti per l'utilizzatore. Con il nostro dispositivo, ecco, appunto, il paziente può continuare a vivere una vita normale e non è, è evidente che sta effettuando una terapia. Continuiamo con la pagina degli eventi. Sport e salute è stato questo il tema della tavola rotonda di questa mattina presso l'Istituto Mecenate a Pescara, alla presenza di autorevoli relatori. Oggi qui all'Istituto Mecenate si parla di sport e salute, dell'importanza di fare sport, e chi meglio di Elenito Di Liberatore, assistente del campionato di Serie A di calcio, assistente nelle partite delle Coppe Europee, può raccontare, ha potuto raccontare oggi l'esperienza di chi ha vinto una partita molto più importante di quella sul campo. Sì, effettivamente diciamo che fuori dal campo è che è la partita più difficile, ma per tutti, nella quotidianità, essere persone migliori, investire su se stessi. Spero che oggi il messaggio che ho dato a questi ragazzi, che ho portato la mia esperienza, possa aver dato loro la possibilità di focalizzare quello che è più importante e non il raggiungimento di un traguardo, ma quantomeno come raggiungere certi obiettivi. Io ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, che mi supportano ancora adesso, perché in me vedono tante speranze che si sono poi realizzate, quindi voglio ringraziare tutti e soprattutto a continuare a fare quello che faccio in maniera sempre migliore. In una stagione in cui il calcio abruzzese non sta facendo benissimo, quantomeno c'è un assistente che è fra i migliori al mondo. È contento, soddisfatto di questa cosa? Mi considero un testimone del calcio abruzzese, mi considero un abruzzese che DOC, che rappresenta un'intera regione, perché noi siamo forti e questa nostra forza la concretizziamo in tutto quello che facciamo. In futuro lei si augura che probabilmente, perché no, un arbitro e un assistente potranno parlare al 91esimo anche delle partite? Vediamo un attimo il futuro che cosa ci riserva. Ovviamente sarebbe buona cosa che ci possano essere anche persone che siano disposte ad ascoltare quello che poi potrebbe essere oggetto di confronto. Sicuramente c'è una grossa apertura da parte di tutte le componenti, il calcio evolve, la società evolve e noi siamo qui pronti per cogliere questa evoluzione. Questo servizio ci introduce alla pagina dello sport che apriamo con il Pescara e dunque con la Serie A. Per la lotta salvezza non è tutto perso. Il presidente del Delfino, Daniele Sebastiani, vuole tenere accesa una luce, una fiammella della speranza, riconoscendo però anche gli errori commessi in questa stagione. Sentiamolo. Presidente Sebastiani, è la settimana questa che conduce la gara con la Juventus, nonostante la delusione per il pareggio di Empoli, ora si guarda a questa partita, stadio pieno, file lunghissime per acquistare i biglietti, è una settimana comunque particolare. Sì, purtroppo in queste partite, con la capienza dello stadio e con il numero degli abbonati, non possiamo rispondere a tutte le richieste, però è importante avere lo stadio pieno perché ci aiuta ha aiutato anche contro il Milan e speriamo che si possa ripetere anche contro la Juve. Sicuramente adesso avremo due partite sulla carta proibitive. Abbiamo mancato l'appuntamento più importante di Empoli, dove sicuramente, se c'era una squadra che meritava di vincere, quello era il Pescara, però purtroppo non abbiamo fatto la vittoria e quindi siamo lì a recriminare. Adesso sono due partite importanti, perché no, non sognare come hanno fatto le altre, possiamo farlo anche noi. E gli impianti noi li dobbiamo avere su noi stessi, perché nel corso di questo campionato abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo sbagliato 5 rigori, giusto per dirne una, e sicuramente avremmo potuto avere qualche punto in più che ci portava a ridosso dell'Empoli che sta lì, è la quart'ultima. Però quello che non è successo può ancora succedere, quindi noi ci dobbiamo credere fino alla fine. Non mi spaventa il dover lavorare, lo facciamo sistematicamente da 9 anni a questa parte e ancora di più da 5 anni a questa parte, da quando sono diventato presidente. Quindi il Pescara col suo staff lavorerà per allestire una formazione competitiva anche il prossimo anno, qualsiasi sia il campionato di appartenenza.
Ed ora scendiamo in Lega Pro, si ferma a 4 la serie positiva di risultati del Teramo. La squadra di Ugo Lotti si fa sorprendere nel finale dal guizzo di Guidone, agevolato dall'errore del portiere Narciso, e la Reggiana così espugna il Bonolis. Sabato, sempre nell'impianto di Piano d'Accio, scontro diretto decisivo con il Forlì. Ascoltiamo il servizio della partita di Ania Cantagalli e poi alcune riflessioni del tecnico Ugo Lotti. Il cammino positivo del Teramo si ferma dopo 4 giornate e 3 vittorie, con i biancorossi battuti dalla Reggiana grazie a un gol di Guidone. È un KO però quasi indolore, perché la zona salvezza diretta rimane a distanza ravvicinata. Ugo Lotti conferma l'11 atteso, con Baccolo alle spalle di Barbuti, match winner di Ancona, e l'ingresso di Scipioni in difesa che spinge Sales a spostarsi a sinistra. Reggiana che invece deve rinunciare a 4 uomini, e per questo Menichini cambia qualcosa con l'ex Narduzzo titolare tra i pali e l'altro ex Calvano che resterà in panchina. È un primo tempo in cui la Reggiana spinge spesso e volentieri il Teramo a difendersi. Marchi ci prova approfittando di un pallone che danza in aria, ma Narciso è pronto a buttare la sfera in angolo. L'unica vera occasione biancorossa della prima frazione arriva al 12esimo, quando Speranza calcia al volo di sinistro con palla che però termina alta. 2 errori da parte biancorossa rischiano poi di fare le fortune granata. Il primo lo commette involontariamente Narciso, che scivola in fase di rinvio e mette nelle condizioni Spanò di tirare verso la porta, per fortuna del Teramo, debolmente. L'altro errore lo commette in appoggio Baccolo, con Marchi che ringrazia ma che calibra male verso Narciso. Ugo Lotti cambia subito in avvio di ripresa, chiamando fuori Baccolo e buttando nella mischia Fratangelo. Proprio il giocatore molisano, qualche minuto dopo, tira di prima intenzione di sinistro sul primo palo, ma Narduzzo è pronto a mettere in angolo. Poco dopo è Di Paolo Antonio ad alzare lo sguardo, mirare dalla distanza e sparare al lato della porta granata. La Reggiana, dal canto suo, si divora un'occasione colossale con Ghiringhelli su azione di ripartenza, portata avanti da Panizzi. Il giocatore granata grazia di fatto i biancorossi, mentre poco dopo Narciso dice no ad un colpo di testa ravvicinato di Cesarini. Il gol però è nell'aria e arriva per un infortunio tra lo stesso Narciso e Sales. Cesarini mette in mezzo di esterno destro, il portiere biancorosso para ma si scontra con il terzino. La palla torna in gioco e trova pronto il sogno estivo biancorosso Guidone a portare in vantaggio la Reggiana. Al 44esimo Caidi, sul secondo palo, indirizza in qualche modo di testa un calcio d'angolo battuto da Di Paolo Antonio, ma Narduzzo para in qualche modo. Sarà di fatto l'ultima occasione per pareggiare. Per il Teramo è uno stop forse utile per tornare con i piedi per terra dopo i 4 risultati utili consecutivi e concentrarsi in vista di sabato prossimo, quando al Bonolis arriverà il Forlì in uno scontro diretto da non fallire. Sapevo perfettamente le difficoltà di questa partita, avevamo fatto dei cambi, ci eravamo messi anche in una situazione di essere un pochettino più coperti con un centrocampista a ridosso di una punta, perché sapevo perfettamente che in alcuni ruoli noi siamo, come caratteristiche, siamo un pochettino corti, di conseguenza giocare 3 partite in una settimana e oggi si è visto, perché alla fine eravamo veramente stanchi. Compromette un pochettino il percorso che avevamo fatto, perché nonostante avessimo fatto 4 partite e 10 punti eravamo sempre in zona play-out, di conseguenza ci siamo ancora e dobbiamo tirarci fuori. Abbiamo un'altra partita in casa di fondamentale importanza, è normale questa, speriamo che non pesi. Stravolgere una squadra, noi non siamo una squadra che può essere stravolta, abbiamo delle basi, abbiamo delle colonne portanti, e se queste colonne portanti non danno il 100%, non sono in grado del 100%, è normale che possiamo andare un pochettino in difficoltà. Detto questo, abbiamo trovato una squadra e noi, per caratteristiche, quando troviamo le squadre che si chiudono, la Reggiana è venuta con 8 difensori, è venuta, ci ha chiuso tutti gli spazi, sapendo perfettamente qual è il nostro modo di giocare, sono stati bravi, poi quando ha visto che entravamo un pochettino in difficoltà ha fatto i cambi giusti, perché ha i giocatori per poter cambiare di punto in bianco la partita, sono stati decisivi, perché l'ingresso di Sbaffa e di Guidone sono stati 2 giocatori che hanno fatto la differenza. Scendiamo ancora di categoria e andiamo in Serie D. Una brutta Vastese riesce comunque a mantenere accese le speranze di disputare i play-off. Un lampo del bomber Prisco consente alla squadra di Favo di battere il Castelfidardo. Il quinto posto è a soli 2 punti. Andrea Costantini.
Una brutta Vastese centra comunque il massimo risultato e tiene in vita le speranze di agganciare il quinto posto e quindi i playoff. Un lampo nel deserto, quello del redivivo bomber Umberto Prisco, vale i 3 punti e pregiudica ancora di più la posizione di un Castelfidardo pieno di limiti ma colpito nel suo momento migliore. Clima primaverile in terra marchigiana, il tecnico vastese Favo recupera ma manda in panchina Locca, assenti Galizia squalificato e Romano infortunato. La novità è Scutti terzino con Mensah alzato in mediana, il sacrificato è Di Pietro. Nel Castelfidardo fermati dal giudice sportivo Pigini e Soragna, Galli al centro dell'attacco sostenuto dagli under Albanesi e Montagnoli. Il primo tempo è contraddistinto da tanta noia a dispetto dell'importanza della posta in palio per entrambe. L'unico tiro in porta al 19° è di Marconi, Marconato c'è. La soluzione migliore proposta dalla Vastese è la sponda di Prisco per la conclusione di Fiore deviata in corner. Non sarebbe male neanche l'azione del 41esimo quando Fiore ricambia il favore ma Prisco è fermato per un dubbio offside. All'intervallo lo 0-0 è l'unico risultato possibile. Nella ripresa ci si aspetta la Vastese e invece vengono fuori i padroni di casa. Al 7° Montagnoli elude il fuorigioco della Vastese, fila verso l'area di rigore ma sul più bello spara alto. La squadra del patron Bolami è lenta, impacciata e senza idee. Massi al 12° scalda i guantoni di Marconato. Allora Favo al 13° inserisce Di Pietro per Scutti e riporta dietro Mensah. Un minuto dopo Felici sfonda a sinistra, liscio di Orlando, Molinari anticipa Fiore. Ma a metà frazione ancora il Castelfidardo ad avere una clamorosa palla gol. Albanesi serve Galli che gira di prima intenzione ma Marconato salva il risultato. La Vastese sembra provata ma si affida ai suoi uomini migliori. 27° Fiore sguscia e serve Prisco il cui sinistro è neutralizzato in corner da Molinari. Sul successivo calcio d'angolo di Felici Prisco incorna in torsione e sigla il gol partita. È la rete numero 11 in campionato per il centravanti che torna a essere decisivo. Nell'occasione l'estremo di casa colpisce il palo con la spalla, resta a terra ma cerca di proseguire. Manzo dopo un paio di minuti spedisce al lato, poi Molinari richiama l'attenzione della panchina. Non ce la fa e coi cambi esauriti è il difensore Marconi a doversi improvvisare portiere. Ma il finale non riserva più nulla, il Castelfidardo vede avvicinarsi lo spettro della retrocessione. La Vastese sfrutta il riposo della Sammorese e si porta a -2 dal quinto posto, ma per centrare l'obiettivo bisognerà svoltare e cambiare atteggiamento. Lo riconosce in primis l'allenatore Massimiliano Favo. Il Pineto cade in casa contro la capolista Fermana, ma può comunque festeggiare la salvezza con 4 giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato. Alla Fermana ora manca solo un punto per festeggiare la promozione in Lega Pro, il servizio di Roberta Di Sante. Pur offrendo una prestazione da grande squadra, non ce la fa il Pineto ad aver ragione della capolista Fermana. I biancazzurri, pur mettendo sotto la formazione di Flavio Destro, si fanno recuperare e poi sorpassare nel finale. Ma anche in virtù della sconfitta del Castelfidardo, c'entrano la matematica salvezza con 3 giornate di anticipo. Ma andiamo con ordine. 4-1-4-1 per Amaulo, che conferma per 10-11 la formazione vittoriosa a Civitanova, con la sola variante in avanti di Palumbo per Ganci, che parte dalla panchina. A McCord per l'ex di turno Mariani, prelevato a dicembre proprio dalla Fermana. Destro, che deve rinunciare allo squalificato Senè e in extremis anche a Capitan Comotto, risponde con un 4-3-3 inserendo al centro della difesa Manè in coppia con Ferrante, mentre in avanti il trio d'attacco è composto da Petrucci, Molinari e Margarita. Avvio bruciante dei locali, neppure un giro di lancette e Palumbo da distanza ravvicinata impegna Valentini. Passa un minuto e sugli sviluppi della punizione di Proietti, Cercelluti gira in porta ma l'estremo giallo-blu non si fa sorprendere. I biancazzurri locali sono più propositivi in avanti e al 19° sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Palumbo che sorvola di poco la traversa. Insiste il Pineto, che al 26° in contropiede con Cercelluti chiama Valentini ad un'uscita disperata. La Fermana si salva come può ma soffre in questo frangente della gara la pressione del Pineto, che alla mezz'ora tenta la conclusione dal limite con Palumbo ma la sfera si impenna oltre la traversa. Break dei canarini di Destro al 35° con Petrucci, uno dei più attivi, che mette in movimento D'Angelo, ma la girata non crea problemi. La partita è godibile, le due squadre si fronteggiano a viso aperto in campo e anche sugli spalti è spettacolo, con i tantissimi tifosi gialloblu giunti al Mariani Pavone per sostenere la volata promozione dei canarini. E proprio in extremis, dopo un'ottima prima frazione giocata dai ragazzi di Amaulo, il Pineto rischia di incassare la rete dell'1-0 Fermano,
quando Petrucci beffa Fiumara sulla destra e serve Molinari sul filo del fuorigioco con il diagonale del centravanti che sfiora il palo alla destra di Giachetta. Brividi per il Pineto che però riesce a rientrare negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Nel secondo tempo il leitmotiv non cambia, sono sempre i locali a fare la partita e dopo 2 minuti dalla ripresa dell'ostilità trovano il meritato vantaggio con Palumbo che finalizza di giustezza una bella azione corale dei ragazzi di Amaulo, terzo gol in campionato per il centravanti biancazzurro. La reazione fermana però non si fa attendere e si sviluppa sull'asse Cremona-Molinari con il centravanti che piazza il diagonale ma viene fermato in posizione di offside dal direttore di gara Maninetti. Risponde colpo su colpo il Pineto al 17esimo, corner di Proietti e testa di Palumbo, questa volta solo l'esterno della rete per lui. Al 26esimo, gran discesa di Ciarcelluti sulla destra che entra in area, vince un rimpallo e mette in mezzo per Ganci, ma un ottimo Manè chiude in anticipo sul centravanti pinetese. Alla mezz'ora prova anche Mariani, ma la conclusione è al lato. Quindi Destro decide di mettere dentro anche un altro attaccante, Valdés, e la fermana a trazione anteriore si riversa in avanti dopo la mezz'ora nel tentativo di recuperare le sorti del match e al 32esimo trova il pari sugli sviluppi del corner di D'Angelo quando Gadda in scivolata sul secondo palo anticipa tutti e insacca alle spalle di Giachetta. Ora la fermana spinge mentre il Pineto, che ha speso moltissimo, soffre nel finale il ritorno degli ospiti che beffano i biancazzurri proprio in extremis. Scherzo del destino, a punire forse oltremodo gli abruzzesi è il lancianese D'Angelo che, servito da Cremona, calcia direttamente in porta dalla destra sorprendendo Giachetta e regalando i 3 punti alla capolista. Molto probabilmente la sfera subisce anche una leggera deviazione sotto porta prima di entrare in rete. Festeggia così sotto il settore dei propri tifosi la 16esima vittoria in 19 partite la fermana, a cui manca ancora un punticino per la matematica, ma che allunga ulteriormente sul Matelica, ora a meno 11. Una matematica che invece c'è per il Pineto, che non riesce a completare la festa con un risultato positivo, ma che conserva la categoria dopo una grande rimonta nel girone di ritorno e una prestazione oggi importante contro una grande squadra. Ed è tutto anche per l'edizione delle 19 del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.